Spaghetti, prezzemolo, alici sott'olio, del formaggio grana, del pane grattato, del burro, uno spicchio d'aglio, del sale grosso, dell'olio extravergine di oliva, sale e pepe. Buongiorno e bentornati nella mia cucina. Anche oggi, come sempre, prepareremo una ricettina sfiziosissima e velocissima. E visto l'ora e il mio stomaco reclama, direi di iniziare? Iniziamo subito. Procediamo con salare la pasta. Mi raccomando, saliamo bene l'acqua e calare la pasta. Procediamo? Io per 1,5 litri d'acqua, una piccola manciata di sale. Caliamo 160 g di pasta che sarebbero sufficienti per due persone o per una lina. Mentre loro vanno, noi procediamo al seguito. Iniziamo. Adesso, mentre gli spaghetti cuociono, procediamo a riscaldare la padella con un filo d'olio e tosteremo il pane grattugiato. Mettiamo un giro d'olio, poi caliamo il pane e lasciamolo dorare. Il prossimo passaggio sarà quello di schiacciare un aglio con lo schiaccioaglio o manualmente. Lo facciamo riscaldare con il burro e poi ci aggiungiamo i filetti di alici che dovranno sciogliersi. La pasta ormai è cotta, quindi procediamo a scolarla. Lasciando un pochino d'acqua che servirà sempre per legare. Quindi aggiungiamo tutti gli spaghettini che mi papperò io. Qualche giorno vi invito tutti a pranzo. Aggiungiamo qualche cucchiaio di grana. Due cucchiai di grana. Diamo una rimestatina. Guardate che bella cremina che si sta formando. Aggiungo un po' di prezzemolo. E voilà, è pronta. Possiamo impiattare. Allora la pasta è pronta e procediamo ad impiattare. Non vedo l'ora, amici. Che odorino. Pancia mia fatica panna. Purtroppo non vi posso invitare, ma credetemi, è ottima. E voilà. Un bel piattone. Mi aiuto un pochino. Mettiamo un po' di salsettina. Questa cremina che si è formata. Buonissima. Ancora un altro pochino. Sono le acciughette queste. Ecco qua. Ancora un pochettino. Crepi l'avarizia. Poi mettiamo il pane grattato. Come se piovesse. Mettiamo ancora un pochino. Mamma, non vedo l'ora, che fame. Ancora un pochuccio. E voilà. Mettiamo un pochino di prezzemolo. E possiamo assaggiare. E il piatto è pronto. Adesso mi sacrifico. Lo assaggio. Lo faccio solo per voi, amici. Un attimo solo. Prendiamo una forchettina. Ecco la forchettina. Assaggiamo. Na 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 na. Prendiamo un po' di tutto perché giustamente si è già assaggiato come si deve. Ecco Ottimi, davvero ottimi. Mi raccomando, amici, fatela questa ricettina, è veloce e squisita. Un bacio a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, ciao a tutti.